Ciao a tutti ragazzi, sono Andri dello staff Let's Play FIFA www.letsplayfifa.it per la Facebook in descrizione e sono qui con un pack opening perché per tutt'oggi, domenica, che giorno è? 9 febbraio, saranno disponibili questi pacchetti da 25k. Io adesso aprirò 5 pacchetti, ma io nei pacchetti da 25k non ho mai trovato nulla, quindi mi portano anche sfiga, non so perché li sto aprendo. Anzi sì, lo so, perché oggi volevo caricare il video di Kabei e Asif, ma mi sono svegliato tardi, tra non so quando lo vedrete, ma probabilmente quando lo vedrete io sarò già uscito per andare allo stadio. E quindi ve lo carico il prima possibile e apro subito questi pacchetti, perché poi così mi preparo, visto che Roma è paralizzata. Ok, bando alle ciance, cerchiamo qualcuno decente almeno e andiamo ad aprire il primo pacchetto. Non saltiamo, non saltiamo, non saltiamo, speriamo bene. Chiellini, dov'è Chiellini? Non lo vedo, né credo. Abbiate il Giroud, madre. Che bel pacco. Ne credo. Vabbè, sì, lo teniamo magari per qualche cibo beast. Toprak si tiene, se, stesso motivo. Abbiate il Giroud, Helmes, Alderweireld, bla 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 bla. Ciao. 3300 crediti tornati indietro da un pack da 25k. Mi pare giusto. Altri 25.000 sotto il treno. Attenzione. Attenzione. Vediamo un po' cosa ci uscirà. Romero, Palacio e MXS. Bello, il pacchetto full Serie A. Pinilla, poi Mitroglou transfer. Perché stava all'Olympiakos, adesso sta al Fulham. No, dov'è che gioca in Grecia? Sì, mi sa all'Olympiakos, vabbè. Poi c'è Szalai, questo non l'ho mai visto in nessuna squadra. Si vede, 68 velocità. Ruiz stava in BPL, è andato al PSV. Quindi, vabbè, i transfer ci li teniamo. Non sia mai che dovessi valere ancora qualcosa. O magari ci facciamo qualche squad builder, non lo so. E il resto lo scartiamo. Anche Palacio, anche MXS, anche Romero. Ciao. Altro pacchetto. Abbiamo speso 50k per Palacio, MXS, Romero e Negredo in pratica. E quindi adesso troviamo qualcosa di buono, vero Yei? Salta! Rami. Niente, continuiamo con la nostra collezione di transfer. Con Rami. Bello, 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 bello. Teniamo. Poi questo è il pacchetto di inserzione centrale, prima era il pacchetto Serie A. IDC li inviamo tutti alla pila scambi, oppure li conserviamo club, vabbè, Roma li invia alla pila scambi. E scartiamo tutto il resto. Ho detto scarta, va bene. Ok, altri 25k. Pacchetto giocatore premium, la fregatura più grossa del secolo. Ditemi nella sezione commenti se voi avete mai trovato qualcosa di buono in questi pacchetti. Io solo una volta mi hanno persi e tutto il resto niente. Vediamo un po' cosa ci aspetta da questo quarto pacchetto. Camilan Zanetti, Boateng e Koke. Ambrosini, wow. Ok, anche questo pacchetto, come avete potuto vedere, ha fatto cagare. Continuiamo la nostra collezione di difensori centrali. Ora però scartiamo tutto. Bello, abbiamo preso il portiere già con la camistrella style applicata. Bene. E quindi aprire l'ultimo pacchetto. The Last. Non abbiamo trovato niente, abbiamo speso 100.000 inutilmente e vediamo se adesso lei ci fa rifare questi crediti, ma dubito fortemente, attenzione. Vediamo un po'. Vedo Akin Fiv, vedo Luis Gustavo e vedo Gonzalez, anche lui transfer stava al CSK, mi sembra. Un altro Ruiz, niente. Che palle. Anche Kelly l'hanno già trovato. Buono, buono. Transfer si tiene. Ah, il film non vale niente. Lui Gustavo vale di meno. Lui è transfer. Si tiene. E il resto lo scartiamo tutto. Beh, come avete potuto vedere, questo è stato un pack opening fantastico. Dove abbiamo trovato tanti campionissimi. E niente. Quindi adesso io metto subito. Ups, sono sempre a scambi. Questi due dalle Totti Review. E beh, guardate che bel pack opening. Mamma mia. Comunque, detto questo, io direi che vi posso anche tranquillamente salutare. E niente, oggi stasera, oggi pomeriggio tardi, quando torno allo stadio, carico il video di Cabella Sif. Adesso però vi saluto e niente, ci sentiamo al prossimo video. Bye bye!